In chiusura del Comitato Nazionale di Radicali Italiani siamo in compagnia di Mario Stadrini, il segretario, e ovviamente chiusura chiediamo un attimo un consuntivo su come sono andati questi lavori e cosa gli è sembrato. Ma quello che molti temevano, forse qualcuno auspicava, non credo, scherzo, è che questo comitato fosse coinvolto esclusivamente nelle polemiche, nei veleni e negli scazzi. Sicuramente è stato un dibattito che ha avuto necessariamente il rischio poi realizzato della introversione. Però comunque io credo che quello che è emerso è non solo una vitalità del Comitato, dei suoi rappresentanti, dei radicali italiani, ma anche il tentativo e la comune intenzione di uscire in maniera politica da quelle che sono state fino adesso le frizioni, le divisioni, che poi alla fine, come ho tentato di dire e la stessa mozione ha confermato, sono divisioni, frazioni che possono esserci o in piccole cose o magari in strategie, in tattiche, e quella è importante, ma sull'analisi di fondo siamo tutti convinti che questo è un paese che ha bisogno dei radicali, perché sono gli unici che vogliono portarlo fuori da una condizione di fuorilegge contro i diritti umani, le carceri, la giustizia, ma contro anche tutti i principi democratici. Siccome vogliamo fare quelle riforme, quelle stesse riforme che nei 20 anni precedenti abbiamo cercato invano con i referendum, ed è questa quello ad esempio che ho detto a fermare il declino, di realizzare. Noi abbiamo provato negli anni 90 e nei primi anni del 2000 a portare avanti quelle riforme economiche liberali e liberiste anche, ma non il liberismo che accusano di essere l'affamatore, ma anzi il liberatore di tante risorse di lavoro e anche per assistenza vera, welfare vera. Noi abbiamo fatto quei referendum e li abbiamo persi perché non c'è democrazia in Italia, e oggi quello che ci contrappone in questa analisi di fondo anche con gli amici di Fermare il Declino è proprio questo, il fatto di essere convinti che se non si restituisce un minimo di agibilità democratica, competere alle elezioni o meglio ancora volere delle riforme anche in via referendaria rischia di essere una lotta impari, troppo impari. Peraltro abbiamo parlato di Fermare il Declino, voglio ribadirlo qua, chiariamolo, ho letto, ho sentito da qualche parte che Oscar Giannino dice che i radicali hanno rifiutato l'alleanza, beh assolutamente non stanno così le cose, io sono stato promotore di una lettera nei confronti dei vertici di Fermare il Declino, ci sono stati anche dei contatti con lo stesso Giannino che prevedevamo di incontrarci, poi non è saltato quell'appuntamento e non c'è stata più possibilità, ma per colpa in questo caso dei vertici di Fermare il Declino. Abbiamo incontrato anche altri nostri amici, Alberto Pera che è responsabile del Lazio, ma sono tutti appunto doppie tessere anche radicali. Credo che dopo le elezioni comunque vada, io gli faccio i migliori auguri a loro, sia possibile di riprendere un percorso di obiettivi comuni che sono anche quelli che sono stati approvati nella mozione, ci sono stati 12 voti contrari, delle astensioni motivate diversamente, ma tendenzialmente il grosso del voto, 28 voti rispetto a 12 contrari o 11 astensioni, è stato di appoggio a quelle che sono anche le indicazioni per il futuro, che vanno non solo nell'immediato sulle elezioni, che è importante e decisivo cercare di capire, sapendo che abbiamo 20 giorni di campagna elettorale / iniziative politiche che vanno in qualche modo salvate, recuperate, utilizzando anche l'assenza e farla diventare dal vuoto un pieno, cioè quella nelle zone in cui non ci siamo. Serve inventiva, questo comitato è stato preso anche da altri necessariamente discussioni che credo che siano state proprio la precondizione perché adesso si riparta, convinti che c'è la possibilità qui, in questa sede, di continuare a essere movimento, continuare a essere radicali, continuare a essere radicali del Partito Radicale e continuare a essere anche protagonisti in questa vita politica di un'Italia che, lo sappiamo, andrà, forse voi di Liberi TV lo sapete anche meglio degli altri, andrà incontro a un Parlamento che sarà la coda del passato. Sarà il frutto della solita storia per cui i tre si accusano a vicenda di aver distrutto l'Italia, per meglio poi però prepararsi insieme a continuare a distruggerla anziché preparare quell'alternativa che continueremo dentro o fuori le istituzioni a fare. Allora, dopo questa panoramica diciamo un po' generale sulla questione politica, tornando un po' alla questione interna, volevo chiederti questo. Ti interessa solamente lo scandalo, il gossip? No, devo dire che in questo modo vengo tardito anche un po' dalla mia natura di radicale, devo dirlo, e non è gossip, no. È una questione strutturale secondo me.
radicali italiani, tu sei segretario di un'associazione che si chiama Radicali Italiani, di un movimento, sì, di un movimento, che però ha un'espressione secondo me chiara, radicali italiani, cioè secondo me i radicali dall'opinione pubblica che stanno in Italia un po' in qualche modo si identificano in questo movimento che ha questo nome. Allora, premesso questo, poi spero che anche tu condivida questa idea, questa mia premessa, volevo chiederti un tuo commento su questo paventato, insomma quasi minacciato, congresso della parte italiana del Partito Radicale Transnazionale. Chi sarebbero costoro e che senso politico avrebbe? Ma guarda, innanzitutto diciamo, chiariamolo, c'è una distinzione, i radicali italiani è un movimento e non ambisce a dover rappresentare i radicali organizzati in Italia, sapendo che tutte le realtà radicali hanno comunque una base, una sede d'appoggio in Italia, quindi non si può dire ad esempio che in radicali italiani ci sono tutti i radicali che ci sono in Italia, quindi questo penso sia corretto. Ciò nonostante, beh, non bisogna neanche minimizzare quello che è un movimento che esiste in tante città italiane, a cui tanti militanti, compagni e compagni danno corpo con le loro gambe fisicamente, e che è anche a servizio e di utilità all'intera area. Per cui credo che questo rimpallo molto spesso poi che avviene magari con quelli che fanno gli ultras da tastiera, i famosi ultras da tastiera che su internet sono buoni a scrivere in un senso o nell'altro, poi invece nelle sedi congressuali, nelle sedi importanti non pongono le questioni come questioni politiche. Quindi credo che io spero che questo sia superato. In ogni caso Radicali Italiani ha la sua autonomia, i suoi organi dirigenti, e nell'ambito di questi ci sarà il dibattito, ci saranno le discussioni, non bisogna temerle. C'è chi mi aveva sconsigliato addirittura di fare il comitato i primi di febbraio, rinviarlo a dopo le elezioni. Credo che è stata una buona prova di responsabilità, di maturità. E per quanto riguarda il congresso italiano del Partito Radicale, anche lì io credo che tutte le occasioni di dibattito siano occasioni comunque utili, importanti, poi essendo un congresso d'area, inteso non d'area di soggetti politici quanto d'area geografica, come prevede lo statuto, ovviamente non avrà un ruolo vincolante, ma un ruolo di preparazione credo al prossimo congresso del Partito Radicale, e quindi quello che nello statuto c'è scritto che può fare un congresso italiano, diciamo. Credo che sarà comunque un'occasione, vedremo gli organi del partito quando ci diranno. Radicali Italiani sarà ovviamente pronta subito a dare il suo contributo per la convocazione e quello che sarà il suo ruolo. Grazie Mario Stederini, segretario appunto di Radicali Italiani, e gli ricordiamo e lo siamo grati anche per lo scoop che ci ha dato per quanto riguarda Rosa del Pugno, che purtroppo è tramontato. Gli unici testimoni, lo dovrò rivedere anche per vedere le espressioni che ho usato, come le ho usate, il tono, però ricordo che già all'epoca sapevo e ho usato il condizionale, ma non perché so che tanto le decisioni in casa nostra sono sempre precarie, ma sono precarie anche in senso positivo. Noi abbiamo un vantaggio, diciamocelo. Il vantaggio in questi anni dei radicali è stato quello di riuscire e di poter anche in 24 ore prendere una decisione politica. E questo in un momento in cui c'è un regime in cui tutto è studiato a tavolino. Pensate adesso, faccio un inciso, l'ultima settimana del voto, io faccio l'applauso a Grillo, perché noi sappiamo che l'ultima settimana del voto tutti i media si schiacciano sui due, in questo caso tre leader, per rendere il voto utile, perché sappiamo che nell'ultima settimana gli indecisi decidono cosa fare. Beh, Grillo li ha fottuti questa volta, perché ha detto, dopo 18 anni, 20 anni, io tornerò in televisione, e quindi anche solo per una questione di marketing e di audience ci sarà sempre qualcuno pronto a ospitarlo e sarà in grado in quel giorno di convocare tramite 5, 6, 8 milioni di persone che raggiungerà in televisione la manifestazione che farà a Piazza San Giovanni, e in questa maniera riempire una piazza che altrimenti sarebbe stata difficile da riempire per chiunque. Quindi complimenti a lui, ma questo anche per spiegarvi come la lotta in un regime antidemocratico, sapendo che non è che abbiamo i dittatori che ci sparano e altro, ma capiteci, insomma, voi di Libere TV sapete che significa, sia il vantaggio di poterla fare
bisogna avere la consapevolezza che si può fare la lotta contro il regime solamente se si hanno delle cartucce in grado di contrastare quelli che sono i loro trucchi. C'è il trucco dell'ultima settimana? Grillo è riuscito a contrastarlo, però se l'è costruito in 18 anni di assenza dalle televisioni. Non è che possiamo. Noi avevamo un vantaggio fino adesso e continuiamo a averlo, quello di essere in grado, per il nostro essere destrutturati, anche più comunità, di deciderlo anche in 24 ore. Non deve però questo essere anche a questo punto un limite opposto, quello di comprimere troppo i tempi di una discussione più ampia che consentono anche di far accettare le scelte perché condivise, perché comprese. Grazie Mario Stadrini.